Nella giornata di ieri sono state annunciate moltissime novità dalla fondazione Aether alle ultra creature ed è principalmente su di loro che oggi si basa la nostra teoria. Partiamo col ricapitolare tutto ciò che sappiamo sulla fondazione. Essa è infatti composta da persone che operano per aiutare Pokémon in difficoltà che soffrono, ma soprattutto sembra contrastare in un qualche modo il Team Skull, apparentemente perché questi ultimi maltrattano i Pokémon. Ora, prima di proseguire, l'etere, da cui il nome Aether, rappresenta nella fisica di Aristotele l'elemento di cui è composto l'universo, che va a completare gli altri elementi che caratterizzano il pianeta Terra: il fuoco, la terra, l'acqua e l'aria. Tenete a mente questa osservazione, perché ci tornerà molto utile. Ora, l'obiettivo di questa fondazione è appunto assistere ai Pokémon indifesi, ma c'è qualcosa che non quadra, e ora vi mostrerò anche cosa. Le ultra creature. Esse sono esseri diversi, non sono Pokémon, né tantomeno umani, e rappresentano una minaccia per tutti. Se l'obiettivo della fondazione si limitasse a ciò che abbiamo detto in precedenza, allora perché immischiarsi in questa faccenda? Perché fare ricerche su queste creature? Ora ci arriviamo. Il trailer giapponese ci ha lasciato una chicca finale, che potrebbe essere la chiave di tutto. Quella che ora come ora è l'unica creatura che conosciamo, ossia UC01, viene infatti mostrata nel lato di oltrepassare quello che ricorda molto un portale intradimensionale, guarda caso, proprio nell'isola della fondazione. Quindi non appartiene al Pokéverso, né anzi totalmente estraneo. Gli esseri che non hanno nulla a che vedere con la Terra, per informazione, vengono chiamati extraterrestri. Bene, e con ciò? Etere, ciò di cui è fatto l'universo. Sappiamo che nel mondo Pokémon esistono moltissimi universi, ma quello dal quale proviene UC01 sembra essere il primo nel quale apparentemente non vivono Pokémon. Con tutto ciò voglio dire che il Team Aether sta forse cercando di favorire questa invasione? No, voglio andare oltre. Ed ecco dunque che entra in gioco Lilia, un personaggio misterioso e con un ruolo centrale nella trama. Accostiamola ad UC01 per un momento. Le forme delle due figure sono praticamente le stesse, lasciando intendere qualcosa. Facciamo ora un passo indietro. Samina, la direttrice della Fondazione Aether, ha moltissimi tratti in comune con l'assistente del professor Kukui. Ergo mi spingo a supporre, come hanno fatto in molti, che facciano parte della stessa famiglia. Perché vi chiederete famiglia detto così? Perché è risaputo che la famiglia è una istituzione creata dagli uomini. E se Lilia sembra in tutto e per tutto quella creatura che noi abbiamo definito extraterrestre, allora per associazione tutta la sua famiglia lo è a sua volta. In conclusione, la Fondazione Aether, o perlomeno chi ne sta al comando, fa parte di una razza ultradimensionale, non appartenente a questo mondo, che sta cercando sotto copertura di organizzare l'invasione di creature extraterrestri, appunto le ultra creature. In tutto questo, Lilia potrebbe avere la funzione di tramite tra i due mondi, la quale ovviamente, per non destare sospetti, non rientra di fatto nell'organizzazione in sé per sé. Dunque, stanno tentando di invadere la Terra, esattamente come farebbero per ipotesi gli alieni? Secondo questa teoria sì, ma c'è dell'altro. Se infatti la Fondazione Aether rappresenta l'associazione pericolosa di questa generazione, che ne è del Team Skull? Partiamo da un presupposto. Sappiamo della presenza di Iridio, un membro particolare del Team Skull, infatti si differenzia dalle altre reclute normali, ma sembrerebbe al di sotto di Plumeria. Questo nuovo personaggio inoltre presenta gli stessi identici tratti di Lilia e di Samina. Allora, se fosse anche lui un extraterrestre, perché non si trova anch'esso all'interno della fondazione? Dai trailer sappiamo che possiede un Pokémon, tipo Zero. Parliamo meglio di quest'ultimo. È un Pokémon creato per unire i maggiori punti di forza di qualsiasi altro Pokémon esistente, e già la cosa è strana. Inoltre, presenta un nome che viene chiamato nome in codice, guarda caso, come le ultra creature. Per concludere, è stato progettato per poter affrontare alla pari certe creature citate nelle leggende. Tutto ciò mi porta a pensare che Tipo Zero non sia nient'altro che un tentativo del Team Skull di creare un facsimile di una creatura che obbedisca al loro controllo. Tentativo miseramente fallito, dato che, come sappiamo, Tipo Zero è risultato essere un Pokémon talmente potente da necessitare una maschera per controllarne la potenza. Ora, se il Team Skull volesse davvero contrastare le ultra creature con Tipo Zero e con Iridio, c'è da chiedersi però. Ma se il progetto era così ben coperto, come ha fatto a scoprirlo?
Quello che penso è che Iridio sia in un qualche modo avverso a questa invasione della sua stessa razza e che stia cercando di salvare la popolazione umana chiedendo l'appoggio del Team Skull. Ora dunque il cerchio si chiude e possiamo finalmente riassumere il tutto. In sostanza, il Team Eder è il vero nemico che sotto copertura sta progettando l'invasione delle Ultra Creature, esseri appartenenti ad un altro universo di cui anch'essi fanno parte, utilizzando Lilia che in incognito potrebbe avere dei collegamenti con la dimensione dalla quale essi provengono. Al contrario, il Team Skull, venuto a sapere di questo progetto da Iridio, anch'esso appartenente a questa razza, mascheratosi contro la stessa, ha tentato di creare un'ultra creatura che però non si è rivelata tale, sperando di poter fronteggiare le temibili creature extraterrestri che invaderanno la Terra, forse nella speranza di poter poi ottenere in futuro il controllo della regione di Alola. Questa teoria spiega anche lo spostamento di Zygarde ad Alola. In quanto protettore dell'ecosistema, infatti, potrebbe aver avvertito la minaccia nella regione e disperdendosi attenderà il tanto ricercato prescelto che riuscirà, grazie al Pokémon stesso, a decidere le sorti del mondo intero. A supportare la teoria dell'invasione possiamo considerare l'intera tematica del gioco. Pokémon che cambiano una volta giunti in una nuova regione, il personaggio proveniente da un altro paese, insomma, il tema del gioco sembra proprio essere quello di emigrazione, immigrazione e invasione. Quale scenario migliore per progettarne una? Un'ultimissima osservazione. Se le cellule di Zygarde saranno disperse per la regione come mostrato nel trailer, allora cade un'altra teoria. Nella borsa di Lilia non ci sarà una cellula Zygarde, o comunque non ci sarà qualcosa legato a questo Pokémon. Quindi, cosa sta nascondendo questo personaggio, diventato ora più che mai un'incognita all'interno della trama? Forse qualcosa legato alle ultra creature? Bene ragazzi, la teoria di oggi finisce qua. Io spero che vi sia piaciuta, se così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare con la vostra e sempre se avete delle osservazioni da fare, sono ben lieto di ascoltarle. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi anticipo che per fare questa teoria mi sono dovuto un attimino ispirare ad alcuni post di Reddit, perché altrimenti non ci sarei mai arrivato. Avevo bisogno di uno spunto, diciamo, per sviluppare tutta la teoria che ci ho fatto attorno. E nulla, vi invito a passare anche dal canale di Rocket25 che mi ha dato una mano nelle ricerche. E passate ai social che trovate in descrizione come al solito per rimanere sempre aggiornati. E noi ci becchiamo in un prossimo video.